Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come fare un bellissimo grid quiz su Sporcol. Come vedete, questo è uno che avevo già creato in precedenza, che è un quiz, un acrostic quiz sul Kenya. Vedete che bella immagine, che bei colori che sono riuscito a mettere. Questo è un quiz molto semplice, perché c'ha praticamente solo 5 definizioni orizzontali che si intersecano con la parola Kenya. Mentre vi faccio vedere un altro quiz che ha creato un altro utente che invece, come vedete, dal punto di vista visuale è molto brutto. Vedete che sfondo nero è solo queste cose che si incrociano, qui c'è un orizzontale e verticali. Ora vi spiego come fare. Allora, innanzitutto, come sempre, andiamo nella nostra tendina Create e scriviamo Create Quiz. Ora creerò un quiz della mia serie Acrostic con le nazioni. In questo caso faremo acrostic Malta, maiuscola, Malta. Nel quiz type ovviamente vedete non c'è nessuno similar quiz, nel quiz type dobbiamo andare a mettere grid, qua. In questo modo l'altra impostazione che possiamo mettere è la grandezza della griglia. Ora questa impostazione si potrà modificare anche successivamente, però è sempre meglio metterla. Dunque, io la scritta Malta verticale la voglio mettere nel mezzo, i primi due numeri sono i due numeri orizzontali, che posso lasciare 12, mentre i verticali, di solito faccio 15, anzi, e i verticali voglio metterci un numero dispari perché Malta sta in mezzo, potrei fare 11, 15 per 11. Malta ha 5 lettere, per ne metterne un po' sopra e un po' sotto e farlo, diciamo, equilibrato, ci mettiamo 15 per 11 e spingo Create Quiz. Come sempre si parte con la schermata principale per me, per creare quiz. Come vedete qui ci sono molti meno campi rispetto a quiz classico. Il primo campo è quello delle immagini, in cui mi chiede l'URL dell'immagine. Ora, come vedete, per non avere uno sfondo nero bruttissimo come in questo quiz, ma avere come qui in Kenya un bello sfondo, bisogna cercare su Google immagini o immagini. Scriviamo Beautiful Malta, così apriamo. Potremmo scegliere un'immagine che ci piace di Malta. Per esempio, questa è una bella foto notturna della capitale, Valletta. Allora, come vedete, questa foto è grandissima, 3750x2083. Una delle caratteristiche è che qua dentro non potrà esserci mai un'immagine più larga di 920 pixel. Allora, innanzitutto la salvo, poi vi dico come fare. Salviamo 000. Apriamo un'altra pagina con Imgur. Imgur è un sito che per fare questa immagine è fantastico, è il migliore che c'è. Allora, una volta entrato in Imgur, ovviamente sono loggato col mio nome, vado a Immagini, Image, Add Image, aggiungo immagine, metto dentro quella che ho appena salvato, devo ridurre ovviamente la grandezza perché se mettessi il link di questa immagine, che è questo qua dentro, guardate, mi dirà che è troppo grande. Guardate, vedete? L'immagine è troppo larga, massimo 920 pixel. Allora, che facciamo? Facciamo Edit Image 920, la rimpiccioliamo, salviamo, rientriamo, clicchiamo sul link, lo andiamo a mettere dentro il nostro grid quiz, ok, e salviamo. A questo punto ci dice ok, l'immagine l'ha accettata. Quiz name acrostic Malta, description la lasciamo com'è. Quiz time, ecco, questo qui è un quiz veloce perché Malta ha 5 lettere e ci saranno 5 risposte. Io direi che ci mettiamo un minuto e mezzo, un minuto, basta e avanza. Categoria geografia. Source, dalla fonte andiamo qua. In Wikipedia in Inghilterra, in inglese, scriviamo Malta, e da qui prenderemo i dati che ci servono per fare il nostro quiz, quindi le mettiamo qua, Wikipedia Malta. Salviamo, e così con la pagina iniziale siamo già a posto. Adesso andiamo a mettere i famosi dati. In questo caso ci compare, già vedete la griglia, ok? I tasti che si usano sono questi, adesso ve li spiego brevemente. Questo qui è il tasto per mettere dentro il testo. In questo caso Malta, che la vogliamo mettere nel mezzo. Ecco, così è per inserire il testo orizzontale e così è per il verticale. Scrivo Malta. Ecco,
mi rimangono tre caselle sopra e tre caselle sotto, benissimo, qui queste saranno le caselle nere. Per riempire più velocemente si può spingere qua che applica le caselle in maniera simmetrica, mentre il secondo bottone è quello che mi riempie le caselle nere, che non saranno nere, ma saranno del colore dell'immagine. Vedete che simmetricamente me le riempie, guardate, sopra e sotto, vedete? Con l'immagine che ho precedentemente caricato di Malta, della capitale Valletta. Ok? Con questo tasto simmetrico chiaramente si spegne la metà, si può spingere metà delle volte perché le altre le riempie da solo. Okay. E così abbiamo caricato le nostre caselle tra virgolette nere. Ok. Adesso usiamo questo tasto qua, si può scegliere il colore di sfondo, ma poi vedremo più tardi come fare perché c'è un altro sistema. Praticamente cliccando io posso scegliere il colore da mettere nelle caselle. Qualsiasi colore, perché vedete, mi apre una gamma che posso scegliere. Questo altro molto importante sono le caselle che rimarranno evidenziate all'inizio del quiz, quelle le caselle di aiuto, diciamo, che nel caso del Kenya, vedete, sono Kenya. Ora, queste caselle hanno la caratteristica di rimanere sempre di questo colore grigio e quindi bisogna sempre fare un colore che contrasti con questo grigio, altrimenti non si vedono. Come fare? Allora, innanzitutto bisogna decidere quali colori usare per questo schema. Di solito uso i colori della nazione. Malta, come potete vedere dalla bandiera, è bianca e rossa. Quindi riempirò queste caselle di rosso. Come? Vado qua, ci metto la scala dei rossi, metto un rosso non troppo chiaro perché non si vede, se no, con un rosso, questo rosso mi va bene. Ok, levo l'applicazione simmetrica perché non mi serve più. Ora, questo qui abbiamo messo i colori nella scritta Malta, ma per fare apparire la scritta inizio quiz come qui Kenya e non le caselle vuote, devo spingere questo bottone qua, questo con l'occhio, e cliccare sulle 5 lettere che compongono la scritta Malta. A questo punto siamo pronti per le definizioni. Si va sulla scritta Generate Hints e lui in automatico mi genera tutte le orizzontali e le verticali del caso. Ora, in questo tipo di quiz le verticali non ci sono, quindi, che sarebbero queste, le down, vado su down, spingo il bidone e lui me le cancella. Quindi down non ci sono più. Ora le orizzontali. Allora, per mettere le orizzontali, prima di tutto devo pensare che cosa voglio mettere. Voglio mettere la capitale, Valletta. Quindi, che in italiano è la Valletta, ma in inglese è solo Valletta. Scrivo Valletta. Ok? E ci metto questo. Ecco, ho fatto una cosa che non si va mai fatta, cioè prima bisognerebbe mettere le scritte e poi le definizioni. In questo caso, però, molto semplice, basta fare Manage Links, leviamo questo link, ok? A questo punto qui ci mettiamo la nostra casellina. E nella numero 3 ci andiamo a scrivere capitale in inglese come definizione che è capita. Ok. Ora dobbiamo riempire gli altri dati. Dunque, che cosa è? Cosa possiamo scrivere di Malta? Che sta nel mar Mediterraneo, giusto? Quindi Mediterranean. Allora, Mediterranean non ci sta. E qui non ci sta, quindi bisogna Mediterranean va qua. Mediterraneo. Mediterranean. Ok, avete visto? Non ci sta, se io scordo scrivere, guardate. Mi manca una lettera. Come fare? Semplicemente aggiungiamo una casella al nostro quiz. Come? Si va qua e invece di fare 15 per 11 facciamo 16 per 11, guardate. Ok? Mettiamo qui la nostra lettera, torniamo, spingiamo qui per tornare al nostro inizio e ci mettiamo la nostra lettera N. Poi riprendiamo il nostro tools e andiamo a riempire le caselle vuote. Ok? E adesso andiamo alla cross 4, aggiungiamo, vedete, qui ci mette numerate le definizioni, aggiungiamo queste e come definizione ci mettiamo sì. Bene, così
Cos'altro possiamo dire di Malta? Cos'altro possiamo dire? Andiamo qua a cercare un aiuto su Malta, ok? Allora, la lingua ufficiale è l'inglese. Vediamo se possiamo inserire English. No, perché le lettere non ci sono. Potremmo inserire però un'altra lingua, che è anche l'ethnic group, che è anche il demoni, che è maltese. Maltese mi sta bene, lo possiamo mettere qua. Maltese. A sto punto, alla cross into 1, bisogna cambiargli le lettere, levare queste. Ecco, si spinge qua, manage links. Ci leviamo 1, 2, 3, ci mettiamo invece sopra queste, quindi andrà dalla 1 alla 7, la cross di 1, e qua ci andiamo a mettere, cancellare le 4 caselle che non ci servono. Torniamo ancora sulla 1 e ci scriviamo, per esempio, the name and official language. La risposta sarà maltese, ok? Come abbiamo visto, un'altra cosa che si può mettere è che un'altra lingua che è conversational è l'italiano. A Malta si parla anche italiano. Mettiamoci italiano. Come fare? Si va qua, si scrive Italian. Ok, siamo nell'int 2. Andiamo anche qui a fare manage links. Ci leviamo le lettere 1 e 2 che non le useremo e qui ci mettiamo le caselle vuote, diciamo così. Adesso torniamo alla Inc 2 e ci mettiamo, possiamo anche fare un bel copia e incolla, così. Ok, leviamo Italia. Conversational. Ok. A questo punto ci rimane solamente la int numero 5 da inserire. Cosa ci possiamo mettere? Vabbè, le regioni è abbastanza banale. Andiamo a cercare. La currency è l'euro. Dunque, è nell'Unione Europea. Cosa possiamo mettere di Malta? Ci sono dei tempi megalitici. Vediamo, potremmo mettere il sito di Ipogeum Opa Salieri, che è un sito UNESCO. Alf Saflieni, potremmo mettere Saflieni. Mettiamo questo sito UNESCO, ok? Anche qua andremo a cross 5. Manage link, ci leviamo 1, 2, 3 perché non va bene, e partirà da qua, ci aggiungiamo NI ed è un all'8. Ripeto, se noi avessimo prima riempito lo schema e poi fatto generate ints, non c'era bisogno di usare questo manage link, però mi è stato comodo per farvi capire come funziona. Ovviamente cancelliamo le tre caselle che non ci servono per fare la definizione. Allora, possiamo fare questo. Copia e incolla, vediamo il plurale perché vogliamo far indovinare questo sito di Pugio OA al, e ci mettiamo i tre punti, che è quello da indovinare, Saflieni. Ok, a questo punto il nostro quiz sembrerebbe pronto, ma no, in realtà non è pronto. Perché? Perché possiamo cambiare anche il colore delle altre caselle. In questo caso è un bianco, va bene? Per cambiarlo e renderlo più bello, di solito si usa andare qua negli extra e qui si possono cambiare tutta una serie di cose. Vi faccio vedere, innanzitutto si può cambiare il carattere, piccolo, medio, grande. Medio, meglio, ovviamente, è evidente. Poi, queste qui sono le linee, il colore delle linee. Per esempio, Malta è rosso, noi potremmo metterci un bel rosso anche sulle righe. Però, vedete qua sotto, si può fare anche le righe trasparenti, vale a dire dargli una trasparenza, ecco esempio, totalmente trasparenti, e vedete che compare l'immagine sotto, le righe tra le caselle sono scomparse. Altra cosa,
vogliamo avere le caselle bianche, ma vedere anche un po' l'immagine sotto che è bella, si va qua, ok, full cell color, e anche qui si può scegliere un colore, per esempio, che ne so, rosso, o anche un bianchino, e poi andare a renderle anche totalmente trasparenti, che è brutto, però renderle, dargli un po' di trasparenza, così per esempio, ok, gli diamo un po' più un bianco, vedete che sono diventate leggermente trasparenti, lo lascio così che mi piace, ok? Sempre tornando sul tasto extras, posso scegliere il colore del testo, che è nero, quando vado a compilare, mi va anche bene. Se si indovina, che colore possiamo usare? Invece, di solitamente si usa l'azzurro o il blu, perché gli altri colori possono essere un po' difficili. Usiamo ad esempio un blu per le celle indovinate, il rosso per le sbagliate, e mi va bene, ok? Qui ci sono anche il cursore, la linea del cursore e il colore delle celle, queste qua dentro, va bene? A questo punto il nostro quiz è praticamente pronto. Possiamo fare il test per vedere se funziona bene. Come fare? Test quiz. Eccolo qua. Rispondiamo alle domande, vedete? Qui è maltese. Ecco, vedete che non va bene? Questo è sbagliato, perché mi salta da una casella all'altra. Quindi andiamo a vedere che cosa non va. Probabilmente non vanno i numeri. Eccolo qua. Maltese. No, dovrebbe andare bene. 1, 2, 3, 4. Guardate. Facciamo così. E li rimettiamo. Siccome li ho messi dopo, magari ha dato qualche errore. Come sempre qui, da quando da azzurro passa a bianco, vuol dire che l'ha salvato. E rifacciamo il test. Maltese. Vedete che va bene? E viene fuori blu. Ovviamente, se quando io scrivo vengono fuori le lettere nere, ok, quando ho indovinato tutta la risposta diventano blu. Se io mi arrendo, finisce il tempo, perché ho dato un minuto, quindi vedete compare anche sopra la domanda, me le metto in rosso quelle che non ho indovinato, va bene? A questo punto al quiz manca solamente le ultime due cose, come in tutti i quiz, i tags e il finish up. Il tags è molto semplice, come sempre in geografia ce li propone, in questo caso io direi country e Europe, benissimo. Altri tags, in questo caso potremmo metterci Malta, va bene? E Blitz, magari perché è molto veloce, questo veloce questo. Salviamo. Nella presentazione possiamo usare la foto, quella grande, che abbiamo salvato sul nostro computer. Se non è troppo grande per lui, se no tocca ridurre un attimino, vediamo un po' se me la prende. La foto di Valletta, la mettiamo. Un po' grandicella. No, mi è piaciuta. Facciamo salva. E vedete che nel nostro quiz appare anche la foto di Malta. Ok? A questo punto il quiz è pronto. Lo si può andare a... Come sempre, adesso non lo farò a lanciare. E come vedete anche questo apparirà così. Caratteristiche, come sempre, del quiz le vado a riproporre. Qui sopra c'è scritta la categoria, questo è il nome, questa è la descrizione del quiz, questo è il quiz che sono io, il numero di giocate che ha avuto. Questa scritta significa che non è stato mai pubblicato in prima pagina, il miglior punteggio, dicevo, che abbiamo fatto. Qui si vede che 27 utenti hanno messo un voto a questo quiz e tutti gli hanno messo 5 stelle. Ci sono tre commenti che poi andremo a vedere. 7 favoriti, ok? Questo quiz si può giocare col tempo o senza tempo, mi dice. Dopodiché, se io lo vado a giocare, ok? Qui mi chiede ad esempio Kenya, English, capitale è Nairobi, Kenyatta. E questo qua, Official National Swahili sarà, penso. No, Swahili. Ok, le ho indovinate tutte, benissimo. Ah no, Kenyan con la Y. Ok, quando le ho indovinate tutte si ferma da solo. Come io ho fatto vedere l'altra volta, si può andare a vedere le statistiche.
Dalle statistiche risulta che la numero 1 è stata indovinata dal 97% degli utenti, la 2 dal 90%, il capitale dal 94%, Kenyatta, che è il fondatore un po' del Kenya, dal 50%, e lo Swahili dal 77% degli utenti. Ok? Se andiamo nella score distribution, mi fa vedere che in 30 le hanno indovinate tutte, il 48% le ha indovinate tutte. Poi vedete le percentuali con cui sono state indovinate. Va bene? Questi sono invece i ratings che ha avuto il quiz. 26 hanno messo 5 stelle, uno ha messo 4 stelle. Poi ci sono le giocate degli amici. Come potete vedere, qua ci sono un sacco di persone che hanno giocato, 287 amici l'hanno giocato, in tanti hanno fatto il punteggio pieno. Se io faccio show, mi fa vedere anche cosa hanno fatto gli altri, quanto ci hanno messo il primo, la prima in 6 secondi. Risposto a tutto, ok? Quindi scorro tutte le classifiche di tutti quelli che hanno giocato. Come sempre, fa vedere dei quiz simili. I commenti, vediamo i commenti che ho avuto questo quiz. Qualcuno mi dice che la lingua si può chiamare anche Kiswahili, ma io uso la mia fonte era Swahili. Infatti, gli rispondo: vedete che io vado con la mia fonte. E questo ragazzo invece mi dice: grande quiz, mi fa i complimenti. Qualcuno può anche scrivere. Per ringraziarlo, mettere un punto alla risposta. E questo è. Ovviamente questo quiz fa parte di una serie, che è la mia serie Across the Counties Part 2. E come vedete è una serie di quiz tutti uguali, in ordine alfabetico, sulle nazioni. Adesso ho fatto Malta perché altri ne ho già preparati da mandare via. Ok, ragazzi. E per quanto riguarda i grid quiz, direi che per oggi è tutto. Magari in una prossimamente vi farò vedere anche come fare un cruciverba con orizzontali e verticali. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.